Festa grande per la Chiesa, questa volta applaudiamo in apertura per nuovi santi e tra loro una figlia di Roma, dopo 406 anni, una nuova santa romana, madre Giuseppina Vannini, è una donna che aveva nel cuore i malati. Guardate, riviviamo i momenti di ieri, guardate. Oggi ringraziamo il Signore per i nuovi santi che hanno camminato nella fede e che ora invochiamo come intercessori. Tre di loro sono suore e ci mostrano che la vita religiosa è un cammino di amore nelle periferie esistenziali del mondo. Chiediamo di essere così, luci gentili tra l'oscurità del mondo. Gesù, resta con noi e noi cominceremo a brillare come tu brilli, a brillare in modo da essere una luce per gli altri. Madre Giuseppina Vannini, una luce per gli altri, a raccontare di lei su Bernadette Rossoni, la postulatrice. Grazie, Sor Bernadette. Da 26 anni in Italia, tu, un italiano meraviglioso, figlia del Brasile. Ripensando alle parole di Papa Francesco di ieri, vedo il vostro abito. Gesù, ve lo siete stampato, la croce addosso, figlia anche dei Camilliani, di San Camillo. Questa donna, così volitiva, così caparbia, non ha avuto una vita facile, vero, Sor Bernadette? Non l'ha avuta facile per niente, perché fin da bambina ha perso i genitori a 7 anni ed è cresciuta in orfanotrofio. Alla sua prima comunione ha sentito nel cuore questo desiderio che doveva appartenere tutta a Gesù. E di lì ha coltivato questo desiderio, questa anima per Dio. A 21 anni ha chiesto di essere figlia della carità, è stata ammessa, ma dopo pochi giorni, dopo 45 giorni è stata dimessa per un periodo di prova, poi riammessa, poi dimessa, poi finalmente cos'è? Dimessa. Perché era così inquieta? Cos'è che la faceva poi continuamente entrare e uscire? Cosa vedevano le altre sorelle, poi lei? Perché tutti questi problemi? Il giudizio delle figlie della carità è un po', non è molto chiaro, perché dicevano che per problemi di salute, perché non era adatta, perché non era aperta, perché mentre altre suore che la conoscevano anche dicevano che era molto pia, molto docile, molto amabile con i bambini. Quindi ci sono contraddizioni nei giudizi, però i piani di Dio... E quello è il problema, eh? Che quando sembra che tutto remi contro, in realtà questa donna così volitiva insiste, persiste e alla fine viene premiata. Qual è l'incontro che cambierà la vita di madre Giuseppina, oltre quello con il buon Dio, con il ovviamente. Buon Dio. Quando lei si trova da sola nel mondo, diciamo così, però sempre in ricerca di realizzare questo piano di Dio che sentiva nel cuore, e durante un corso di esercizi spirituali incontra un sacerdote che lei al primo momento credeva fosse un gesuita, ed era padre Luigi Tezza, che oggi è beato, che aveva già questo progetto di fondare un istituto femminile, ripristinare le terziarie camilliane già esistenti. Che allora vivevano un problema, diciamo, un po' complicato nella vita della loro congregazione. Quindi serviva qualcuno che desse nuova vita, nuovo impulso. E madre Giuseppina? Madre Giuseppina, quando ha incontrato questo sacerdote ha trovato il suo posto nel mondo, perché ha aderito dopo aversi preso consiglio con il suo direttore spirituale. È ritornata dopo 2 giorni e dice: eccomi, sono pronta per collaborare con quest'opera. E lì ha trovato la sua strada ed ha portato avanti l'istituto fino alla morte. E ha realizzato il cuore di madre che San Camillo ha voluto. Guarda, Sor Bernadette, io non so se chiamarti alla Bernadette è il tuo nome, ma ti dico Sor Bernadette, ti va bene? Sì. Va bene.
Questo incontro che cambia la vita, trasforma la vita di madre Giuseppina, ma poi di tutte le sorelle che verranno, di tutti gli uomini e le donne che lo incontreranno, è un altro di quegli incontri, come dire, che il buon Dio ci mette lo zampino. Sta di fatto che qualcosa cambia. Questa famiglia si espande, voi avete vissuto con un amore totale. I preparativi. Oggi facciamo una cosa particolare. Vediamo come vi siete mosse per arrivare poi alla festa di ieri. Sono andate per noi, da voi, sono venute la nostra Serena Cirillo e la nostra Valeria Castrucci. Guardate qui, è emozione pura, lo dico. È bellissimo. All'evento della canonizzazione da molto tempo è preparato da tutte noi figlie di San Camillo in un'attesa veramente desiderosa come un dono grande del Signore che finalmente è arrivato. Quindi è un'attesa molto lunga e nei preparativi immediati quello più significativo per noi è stato quello della ricognizione delle reliquie, per cui la nostra madre, che era messa qui nella tomba vicina, chiusa, nella cassa, è stata aperta e quindi adesso stiamo negli ultimi preparativi, proprio prossimi, in cui la madre sarà esposta per la devozione di tutti, e questo ha un significato molto bello per noi perché questa chiesa è il centro in cui attingiamo la spiritualità dei fondatori, la spiritualità di San Camillo che ci è stata trasmessa tramite Santa Giuseppina Bagnini e il nostro padre fondatore. La figura della madre fondatrice è molto interessante, una donna molto semplice, molto umile, ma una donna di Dio, per cui anche ecco, il semplice toccare una sua reliquia per le persone che lo fanno con fede, perché ci credono nel Signore, che il Signore si serve anche di questa intercessione. Abbiamo tantissime grazie e che avvengono giustamente molte di questo per le persone che venerano le reliquie della madre. E quello che noi chiediamo è che lei interceda presso il Padre, presso il Signore, per tutte le persone che hanno bisogno, che soffrono, che hanno dei malati, che magari sono in situazioni molto difficili. Ecco, che possiate credere in questa intercessione materna, perché era una madre, non solo di nome ma di fatto, quindi che lei possa intercedere per tutti voi perché possiate anche ottenere le grazie di cui avete bisogno. Grazie a Valeria Castrucci e a Serena Cirillo. Su Bernadette, i malati. Lì, quella è la chiave per capire la spiritualità e la grandezza di questa donna. Quando arriva l'ispirazione della cura dei malati e che cosa vedeva in loro? Quando è che questa madre si trasforma in samaritana? Quando vede Gesù nel malato, perché per noi il carisma che riceviamo da San Camillo, che ci è stato trasmesso da madre Giuseppina Vanini, è questo: nell'altro c'è Gesù, quindi lui è degno di tutto. È una persona, ma lì c'è Gesù. Quindi col cuore di una madre, come chiedeva San Camillo, dovete curare gli ammalati come una mamma cura il suo unico figlio malato. Attenzione. Non uno dei, ma l'unico figlio malato. E quindi questo amore di madre che si riversa su Gesù sofferente, su Gesù che soffre e che attende la nostra mano, la nostra carezza, la nostra cura, il nostro cuore, tutto quello che noi abbiamo di femminile, perché il genio femminile, come ha ben detto San Giovanni Paolo II, che la donna è ha tutto da trasmettere, e quindi vedere Gesù e servirlo con tutto quello che siamo. Sor Bernadette, com'era la madre nel quotidiano? Che tipo di rapporto aveva con le sue sorelle? Che preoccupazioni aveva? Madre Vanini, dopo averla studiato tanto, perché a un primo impatto sembra una donna molto distante, invece no, è una madre che pensa, dopo che lei ha incontrato Padre Tezza, dice finalmente qualcuno con cui collaborare e portare avanti questo progetto. Dopo pochissimi anni Padre Tezza viene allontanato dalle suore, i santi passano per le prove, è stato calunniato e quindi allontanato. Le male lingue che avevano avuto la meglio in quel periodo. E la madre si trova da sola a portare avanti questo progetto che
le era stato trasmesso. Quindi dà questa impronta di fortezza, perché è una donna, certo, che deve portare avanti questo progetto. Lei amava le suore come sue vere figlie, per cui una mamma che ama un figlio è un po' esigente con i figli, perché le vuole bravi, buoni, che realizzino veramente quel progetto per il quale sono stati chiamati. E la madre li esortava, li stimolava a camminare, a crescere soprattutto nella virtù, nella carità tra le sorelle, perché lei diceva: la carità sia la nostra divisa, l'abito sì ci distingue, però la carità deve fare capire agli altri che noi siamo del Signore. Quella croce stampata sul petto a che cosa vi chiama? Questa croce ce l'ha trasmessa già San Camillo, ma ci chiama proprio alla Madre Vannini. Qui sulla croce non ci sta Gesù, è solo la croce. Quindi lei per primo e noi dovremo metterci prima noi su questa croce, vedere anche Gesù, perché la nostra spiritualità è questa, una doppia visione, diciamo. Chi serve il malato deve vedere Gesù nel malato, ma la mia carità dovrebbe essere tale che il malato possa vedere anche Gesù in me. E Sor Bernadette, è caso di dire che Madre Vannini in croce c'è stata veramente, perché noi adesso raccontiamo così, ma non avete idea delle tribolazioni che questa donna ha dovuto subire, ha dovuto passare. Per chi conoscesse ancora poco di questa figura bellissima, queste suore infaticabili hanno messo in piedi quasi una sorta di museo. Ci torniamo ancora con Valeria Castrucci e Serena Cirillo. Andiamo. Questa è la prima casa dell'istituto, dove proprio, diciamo, il cuore, no? Dove la madre, diciamo, ha fondato, ha vissuto, anche il padre Tezza, il nostro fondatore, colui che ha trasfuso il carisma di San Camillo nelle donne. E qui, anche da qui, ecco, si parte per ascoltare il grido della città. Grido della città, quindi i poveri. Quindi questa casa ha questo scopo, lei è qui, lei ci guida verso gli ultimi, verso gli infermi e nello stesso tempo anche verso i giovani, perché cerchiamo di creare quelle 100 braccia di San Camillo proprio per arrivare sempre di più a coloro che soffrono. Ci sono due angoli importanti, la cappella, che è quella dove adesso ci troviamo, e la stanza dove la madre Vannini è salita al cielo. E qui nella stanza è stata creata appunto come un piccolo museo. E come, diciamo, è strutturata? Ci sono due croci rosse che contengono degli oggetti, in una con degli oggetti utilizzati dalla madre Vannini, no? E lì si vede proprio il quotidiano della vita, da, non so, la bilancia per misurare le medicine come si utilizzava in fine 800, le sue devozioni, quindi il rosario e altri piccoli oggetti. E dall'altra, di fronte, un'altra croce rossa con oggetti appartenuti al padre Luigi Tezza che ci sono arrivati da Lima, dove lui poi è morto. Quindi questa stanza è per noi importante non solo appunto per questi, diciamo, ricordi, ma proprio perché lì la madre vissuto proprio anche i momenti essenziali, le sofferenze, e quando si va a pregare, non soltanto noi ma anche altre persone, anche momenti che facciamo di preghiera con i giovani, si sente proprio forte la sua presenza. È una, mi azzardo a dire, una stanza carismatica. Ascoltando queste parole viene da pensare: padre Tezza allontanato e adesso è beato, madre Giuseppina Vannini, anche lei con questo percorso difficilissimo, oggi santa.
Le vie del Signore sono veramente completamente diverse dalle nostre. Apparentemente quasi due scarti, due persone che ad un certo punto subiscono una battuta d'arresto. E invece attraverso tutto questo fanno cose grandissime. Madre Giuseppina era malata, ce l'hai detto tu, su Bernadette. Ma che tipo di assistenza sanitaria aveva in mente per gli altri malati della Roma della seconda metà dell'Ottocento? Certo, in quel periodo, quando è iniziato l'istituto, l'assistenza immediata era quella a domicilio. Ecco, andare a casa. A casa. Già nel metà gennaio si è costituita la prima comunità e l'8 febbraio già avevano in casa la prima anziana. Via Merulana, le suore hanno dovuto... lo spazio era piccolissimo. Certo. Però le suore facevano l'assistenza a domicilio giorno e notte. E stavano vicino alle persone veramente giorno e notte, si davano il cambio, una rimaneva in giornata, poi alla mattina, la sera rimaneva anche una sera, la mattina si davano quindi il cambio. Quindi starci con il malato e bisognava stare. Stare, già l'assistenza a domicilio. Poi nel 1906, quando Papa Pio X ha fondato la prima scuola per infermieri a Roma presso le Suore di San Giuseppe, e le nostre suore sono state tre le prime diplomate. Bellissimo. Da questa scuola, perché la carità vuole anche un po' di tecnica. Certo, la preparazione. La preparazione, la carità. Però la prima occasione che c'è stata, la madre subito ha introdotto le sorelle. Su Bernadette, che cosa l'ha rapita? Ti ha rapito di questo, del carisma della suora? Voglio dire, tu sei una sua erede, sei una figlia di San Camillo. Ma perché? Cosa ti è arrivato in Brasile di questa donna? Dico Brasile perché poi è lì che si ha la massima espansione ed è lì, e da lì poi lo vedremo nella seconda parte, da cui vengono i miracoli che l'hanno portata prima alla beatificazione e poi alla canonizzazione. Sì, io quando ho conosciuto le suore, a dire la verità, io fin da bambina desideravo essere suora. Bellissimo. Quando le ho conosciute nel Mato Grosso avevo appena 13 anni. E a dire la verità non conoscevo Madre Giuseppina e la mia idea di suora era un po' diversa, le suore che stanno con i bambini, che fanno catechismo in parrocchia, quelle le conoscevo. Però quando le ho conosciute e ho visto questa assistenza che fanno con gli ammalati, allora con gli anziani, anche mia madre è rimasta, dice, ma come tu fai queste cose? Perché avevo 14 anni poi quando ho iniziato l'assistenza agli anziani, a fare tutto con gli anziani, ad accudirli, a lavarli, a pettinarli, a sistemarli. E questa è stata... Che basti te a raccontare il perché di questa diffusione enorme in America Latina, poi anche qui il gioiellino puro e assoluto del vostro ospedale. Ce ne andiamo un minutino in pubblicità, restate con noi, perché dopo dobbiamo parlare anche dei miracoli e del perché questa donna così volitiva è insomma è santa, non solo perché ha messo le mani su in pasta per quello che riguarda la sanità. Pubblicità, non ve ne andate. ...406 anni hanno dovuto aspettare i romani per una nuova santa tutta loro, la santa della sanità, Madre Giuseppina Vannini. Sarà difficile chiamarla Santa Giuseppina Vannini. E qui Sor Bernadette Rossoni, la sua postulatrice, ci sta facendo innamorare di lei. Sor Bernadette, siamo arrivati a un punto importante. L'esempio di questa donna è trascinante. È una donna che ascolta il grido di Roma e lo cerca di non solo di ascoltarlo, di curarlo, nel vero senso della parola. La sua fama di santità va di bocca in bocca e si espande fino in America Latina. Perché? Perché la carità non ha confini, diciamo così. Perché la Madre Vannini, subito dopo, è fondata nel 92, nel 93 ha già fondato a Cremona, nel 94 ha già fondato a Mesagne, e nel 1904 già manda due suore in Argentina per fare un sopralluogo, diremo oggi. E nel 1906 già c'è la prima fondazione in Argentina. E lì dall'Argentina poi parte per il Brasile, Perù, Colombia, oggi abbiamo anche Messico, Cile, Cuba, Paraguay. Quindi la devozione si è diffusa tantissimo. E dove stanno le suore? Portano della madre, si parla volentieri. Perché evidentemente siete degne figlie. Sor Bernadette, ma è vero che
gli ospedali, le case nascono per il fermento popolare. È la gente che vi aiuta a mettere in piedi i locali, le strutture, le case. Certo, soprattutto nelle missioni le persone sono quelle che ci accolgono molto volentieri. Nelle missioni oggi la gente si presenta quasi tutti i giorni dalle sore a portare qualcosa. Benissimo. Però l'esempio, diciamo, top di questo è stato dell'ultimo miracolo che è successo in Brasile nel 2007. Le suore erano presenti nella città di Sinop dal 1981 e non avevano la comunità, sì, ma non un'opera dove poter esercitare liberamente il carisma. Che gli ospedali pubblici ovviamente sono vincolate nella loro presenza. Certo, e parte da un immigrante italiano, signor Rolando Bonfiglio, dice: facciamo qualcosa per le suore, però come? Allora ha creato un gruppo di volontari e hanno cominciato a fare raccolta di fondi, cene di beneficenze, lotteria, vendere i biglietti, fare questo, e in 14 anni sono riusciti a costruire un edificio di due piani, e dove oggi ci sono una trentina di anziani. C'è la città che ha voluto voi, e la città, così come era avvenuto a Roma, che ha chiesto a gran voce, in un certo senso, che quest'opera continuasse. Hai accennato ai miracoli, sono bellissimi, devo essere sincera, è uno più bello di un altro. E sentiamo, come al solito, nella testimonianza raccolta da Serena Cirillo e dalla nostra Valeria Castrucci, di che cosa si tratta. Guardate e ascoltate. Io, il 19 febbraio 2012, è una data importante per la mia vita, che ha cambiato molte cose, perché mi sono operata all'ospedale Fate Bene Fratelli sull'isola Tiberina per l'asportazione di un carcinoma all'utero. Avevo portato con me due immagini della Beata Assunta Pallotta e della Beata Giuseppina Vannini, perché ero devota di queste due grandi beate. E la sera prima dell'intervento ho cercato le due immagini, ma ho trovato soltanto quella della Beata Giuseppina Vannini. Allora mi sono affidata a lei. Lei ha interpretato questo fatto come se la Beata Assunta le avesse suggerito di rivolgersi alla Beata Vannini per questo intervento. Da quel momento lei ha affrontato la cosa molto serenamente. Devo dire, insomma, che lei questo sguardo e questa protezione della Beata Vannini lo ha sentito da allora e lo sente tuttora. Era l'ottobre del 2018, dopo tante difficoltà avevamo avuto il primo figlio, Antonio José Maria, e Suor Bernadette, con la quale abbiamo un affetto che ci lega da un po' di tempo, ci chiese di partecipare alla celebrazione per Suor Giuseppina qui in Casa Generalizia. E lì abbiamo fatto una preghiera chiedendo la grazia di avere un secondo figlio, perché comunque noi ci avvicinavamo ai 40 anni, con le tante difficoltà che ci avevano descritto sembrava quasi impossibile che dopo una bellissima grazia potesse arrivare addirittura un secondo figlio. Però Bernadette ha detto: dai, chiediamo alla madre questa bella grazia, così che la vostra famiglia possa crescere. Da lì, insomma, sentendoci sempre con Suor Bernadette, abbiamo cominciato a pregare il rosario, la coroncina del rosario, chiedendo questa grazia. Praticamente neanche il tempo di entrare in avvento, cioè un mese e poco più dopo, e mia moglie mi ha comunicato che era incinta. E chissà che ci possa fare la terza grazia a questo punto di ricevere una bambina e di poter festeggiare così ancora sempre il ricordo di Suor Giuseppina. Che bellezza, grazie a Valeria Castrucci e a Serena Cirillo anche per l'amore con cui hanno raccontato tutto questo. Grazie, ovviamente legate anche alla guarigione, perché insomma si capisce che nel cuore di Suor Giuseppina c'erano i malati. Due sono quelle che poi l'hanno portata, prima la beatificazione e poi la canonizzazione. E ancora una volta, amore di madre nei confronti di una madre che aveva grandi difficoltà e di un uomo che addirittura ha una guarigione veramente inspiegabile. Sì,
La prima per la beatificazione è avvenuta in Argentina, appunto sempre nel contesto ospedaliero. Una mamma, una donna, aveva un tumore in testa e stava per morire. I medici avevano raccomandato alle suore di accompagnarla per fare una buona morte. E una delle suore, la superiore, ha detto: ma che fare una buona morte? Dobbiamo pregare perché viva! Una madre, tra l'altro, credo di 8 figli addirittura, cioè aveva veramente delle creature a casa. Sì, e allora ha posto una reliquia della Santa Giuseppina su questa e cominciano a pregare. Dopo 2 giorni questa mamma esce dal coma. E dopo una settimana è già fuori dall'ospedale. E quindi questo è il primo miracolo avvenuto in Argentina, che l'ha portata poi alla beatificazione. Mentre il secondo è avvenuto in Brasile nel contesto di questo clima di carità e preghiera. E mentre a Sinop, in questa città del Mato Grosso, facevano questa raccolta fondi, allora le suore, anche molto impegnate, chi collaborava riceveva un adesivo per mettere sull'auto, e si vede in questa città che tanti hanno sull'auto amici di madre Giuseppina Vannini. Durante la costruzione, che è avvenuta in economia, perché con i mezzi che erano... Certo, le raccolte di volta in volta, progressive. Perché andava fino, si fermava per 6 mesi, poi si riprendeva. E nel 2007, il 19 febbraio, questo operaio stava per coprire, per mettere delle tavole sul vano dell'ascensore, a livello del terzo piano, la copertura che sarebbero quasi 11 metri. E mentre svolgeva il suo lavoro, ha perso l'equilibrio ed è precipitato dentro il vano dell'ascensore, facendo un volo appunto di circa 11 metri. E lui, quando è caduto, non è che c'è tempo di fare altro, ha fatto questo pensiero: madre mia, aiutami. Ed è precipitato, ha travolto con sé dei legnami che c'erano, una parete di mattoni che era stata appena alzata di circa 1,50 m, tutto travolto con lui, ed è arrivato in fondo illeso. E... senti, Sor Bernadette, siamo in conclusione. Ma oggi, da ieri è santa, oggi per voi che cosa succede? Oggi per noi, da ieri, cioè festa, la madre, e quindi il nostro impegno è quello che desiderava lei, no? Essere vere figlie di San Camillo, essendo vere religiose, ma anche preparandoci per portare questo carisma nel miglior modo possibile, come esige oggi anche la scienza e la tecnica, ma soprattutto portando questo cuore di madre, che è fondamentale, perché se manca la carità, tutto il resto crolla. Sor Bernadette, grazie, non ti muovere, io mi alzo, ti ringrazio le figlie di questa madre meravigliosa.